Addirittura. Abbiamo combattuto dell'erbio. Battaglie con tutti i tuoi allenatori fin dal nido. No dai, così è esagerato, però è chiaro che sono contento oggi di aver finalmente di essere finalmente riuscito a dare una mano concreta alla squadra per portare a casa questo importante risultato. E niente, io credo che prima o poi il lavoro paga, per quanto magari possa essere difficile una stagione individualmente, magari fatta anche di molti alti e bassi, di un periodo di adattamento come magari è successo a me, credo che alla fine il lavoro venga fuori. E io sono qua da luglio che sto lavorando duramente e niente, il lavoro paga. Sono contento prima di tutto di essere finalmente riuscito, come detto prima, a aiutare i ragazzi a portare a casa la partita e soprattutto anche a ripagare la fiducia del coach, perché senza di lui io non sarei qui, quindi questo è bene ricordarlo e per me significa molto, quindi di questo sono contento e basta, insomma, andiamo avanti così e che siamo sulla strada giusta, direi. Una delle cose che il coach dice spesso di te è che forse, non dico che sei troppo buono, ma tendi, come dire, a buttarti giù dopo un errore, quindi non riesci a dare continuità a quello che in teoria potrei fare, al di là del fatto che tu dovresti essere in TV il venerdì al direo. Ma sì, questo ha ragione. Il coach queste cose le vede benissimo e ha perfettamente ragione. È diciamo una cosa su cui sto cercando di lavorare giornalmente, sto cercando appunto di lavorare molto sull'approccio mentale alla partita, aggredirla fin da subito, però allo stesso tempo rimanere tranquillo e magari non farsi condizionare da un errore iniziale, ecco. E niente, poi ovvio che c'è sempre tanta voglia di dimostrare, di fare bene, di aiutare la squadra, quindi magari all'inizio stagione, quando comunque giocavo meno, magari uno si fa prendere sempre dalla voglia di strafare per entrare in ritmo e poi alla fine si ottiene l'effetto contrario. Ripeto, sto cercando di lavorare molto su questa cosa, cercando di migliorare appunto l'approccio mentale alla partita e prima o poi, insomma, il lavoro viene fuori, ecco. Ci sono delle azioni in cui magari tu fai bene una cosa, poi dopo tiri da tre una roba che finisce in parte. E c'è l'allenatore che sembra quasi voler entrare in campo per picchiarti e il fans club viene per la tua incolumità. No, quando vabbè. Torni in panchina fai un giro più lungo. No, assolutamente. No, io credo che la cosa bella di questa squadra, tra tutti noi, tra giocatori e allenatori, ci sia grande sincerità, grande stima reciproca e quindi non abbiamo paura di dirci le cose in faccia, quindi anche un rimprovero o un urlo in faccia non condiziona, anzi, io devo essere sincero, preferisco di gran lunga che sia così piuttosto che il contrario, quindi non posso che apprezzare questa cosa, insomma. Posto, ragazzi, altre domande? Ok, buon, grazie a voi, buona serata.